Vabbè, devo abbassare un attimo il volume della musica perché è tipo troppo alto, ma troppo. Allora. Ok. Allora, oggi ho aggiunto un paio di mod. Una sola mi sembra, o due. Non mi ricordo. Andiamo a vedere. Papà. Comunque, benvenuti nel video bar live, bar quello che sarà. Allora, ho aggiunto Architect Icon giusto perché almeno più o meno mi ricordo dove ho messo. Più o meno mi ricordo le immaginette di quello che devo cercare. Quindi aggiungiamo. Questa la dovevo togliere. Questa la dovevo aggiungere perché mi fa comodo. Vedete qua cosa aggiunge praticamente? Mi aggiunge praticamente i vari stati mentali del Rimino. Quindi rosso è peggiore, giallo è così così. Cioè, super giù per briccare. Vedremo cosa intendo per briccare. E questo è neutro. Questo è già meglio. E questo qua è il top. Andiamo. Quindi deve riavviare il mode. Infatti vedrete tutto nero. Devo provare a vedere se mettendo il gioco in full screen mi fa una determinata cosa, perché ho visto che tenendo il gioco in una determinata risoluzione c'è una determinata interfaccia, mettendolo in un'altra ce n'è un'altra, almeno così ho letto su Reddit. Poi non so se è effettivamente così, non lo è, boh, non lo so. Comunque credo che streamerò fino a quando pranzo o oltre, e siccome sono le 11. Ho detto vabbè, tanto durerà poco, poi lo posso caricare come video in caso. E mentre sto ascoltando un po' la musica da pretzel che vedete di sotto. Non mi dispiace, però. Però questa c'è oggi. Allora, ora la possiamo anche togliere perché tanto. Voglio ascoltare quella di Rimworld che è un po' più bellina. Allora, dobbiamo fare opzioni, quindi vedete perché dovrebbe essere 1920x1080. Mantieni. Fermo intero, mantieni. Chiudi. L'unica cosa è che se cambio schermo mi si chiude male. Ok, carica una colonia. Anime di Shevan 3, dovrebbe essere lui. Carica comunque, tanto cambiate solo due cose dell'interfaccia, non dovrebbe essere cambiato nulla. Su. Effettivamente però mi sono dimenticato che dovevo condividere il fatto che andavo in là. Non è cambiata una mazza. Allora, quindi Ardina e Takeshi. Devo mettergli il letto assieme. Mi stavo già dimenticando. Visitatori, ok, ce li abbiamo qua. Ah no, sono questi qua. Chi era il nostro commerciante? Guardia. Ardina. Abbiamo già commerciato l'altra volta, non mi ricordo. Allora, possiamo dargli un porcione. Ah sì, gli abbiamo dato le tartarughe. Giusto, giusto, giusto. Allora, Ardina, tu finisci di costruire quel letto. Che superiore, buono. Quindi togliamo questo. Eccellente, nice. Ma aspetta, smantella. Disinstalla, ok, apposta. Allora, quindi reinstalla. Lo reinstalliamo qua. Perché non posso fare altrimenti. Con tutti gli animali. Vai, che bello. Allora se ne vanno. Trasporta via questo. E ok. Quindi. Questo qua lo possiamo anche lasciare a sto punto, no? Lo mettiamo come letto medico e tanti saluti. Allora, poi dobbiamo fare Fornitor Plus.
Quality of Plus, quant dresser. E qua un end table. A posto tutte e due. Allora, proprietario, questo e Ardina. Andate. Non so giocare. Ma davvero. Questo andò. Questo è andato a pescare, tutto a posto. Cosa ha trovato? Un pesce. Mini fish corpse. Questo qua avete intenzione di guardarvelo per bene. Allora, mettiamo dei... Allora, misc. Vari. Boh. Ok. Poi in questi giorni volevo provare a vedere una cosa che mi aveva detto Bestia. Cioè a vedere, volevo provare. Questo era qua dietro pure, la clave in Iron Wood. Potrebbe tornare utile. Quindi ce la capiamo. Allora, questo funziona bene. Ok, quindi ora... Ora deve fare i mobili quelli là per boostare l'umore. A posto. Cioè no, boostare riposo, non l'umore, scusa. Comfort più 0,5% e questo più 0,10%. Però è mediocre. Ti ricordi che mi avevi detto di provare a fare una mappa con soli cannibali e psicopatici? Ecco, la voglio fare nel deserto ghiacciato. Vuoi vedere quanto dura quella cosa? Guardano anche i cannibali. Non mi ricordo. Vuoi vedere quanto dura come colonia? Curioso. Unisci letto, che... Com'è come letto? Normale. Ah giusto, che schifo, normale. Beh. È un'altra volta normale. Ah, ti hai guardato lo stream. Io non... mi sono dimenticato, vabbè. Chi è che costruisce? Ah, la trappola qua. Quindi questo va di qua. Non vedo un tizio. Dov'è? Takeshi. Ah, si è messo a si è data la pesca lui. Vedi, questa qua è la mod, quella che si mette a cavalcare gli animali. In questo caso ha preso il lupetto e si è messo a cavalcarlo. E si è messo ad amare un procione. Procione, vieni con noi. Ovviamente il letto matrimoniale si mette in sala da pranzo. Perché no? Procione adulto femmina e vittima di intossicazione. Facevi bene stare da solo. Non è che l'abbiamo preso, cioè intossicato, ma che? Allora, questa si è data la pesca completamente. Come così. E shield qua. Trasporta. Rilassa. Si rilassa con gli altri e da solo. Prega, pulisci, no? E poi c'è anche qua. E si rimette a pregare. Tu trasporta questo. Non credo. Spero di no, cavolo. Bello che qua si è accumulato tutto lo sporco. Meno 16. Sono quanti. Oh. Quanto sporco. Oddio.
Abbiamo bisogno che qualcuno pulisca di cattiveria. Shield, tu domani pulisci. Tanto di cibo ne abbiamo. Però abbiamo bisogno di raccogliere queste piante. Pianta ri di riso il 90%. Diciamo che ci rimarrebbe un po' male il procione se qualcuno proverebbe a cavalcarlo. Mettiamolo così. Ovviamente si dorme assieme. Piena il terreno. Che terreno? Ah sì, questo qua per andare un po' più veloce. Perché adesso ho velocità di movimento in basso a sinistra 93%. Invece qua il 100%. 7% in più, però vabbè. Se qualcuno deve scappare di qua fa un po' più veloce, mettiamolo così. Qua invece non mi... questo qua è per finire il gioco. Una vecchia ID, tua amica. Di nome Charles Whiteson ti ha inviato un messaggio. Ti ha rivelato che dispone di una nuova esplorazione nascosta su questo pianeta. Ti ha inviato le coordinate della sua posizione. Se arriverai alla nave, Charles ti porterà nello spazio, lontano dalla follia di questo mondo. No, grazie. Questo sarebbe per finire il gioco praticamente. E ti compare tipo dopo un'ora, 2 ore, non mi ricordo adesso quanto. O un determinato giorno. A noi non ci interessa. Allora, help, no. Storia. Statistiche. Dopo 1 ora e 20. Compare. Più o meno. Scorte di cibo scarse. Takeshi. Pulisci un po' pure te. Divertiti. Oh. Ha detto col cacchio. Se n'è andato. Ma c'è la creatura. Ui, vabbè, che piscione. Che cacchio ho trovato? Un pescicatto. Buono. Peccato che non lascia. Vabbè, sì. Che cacchio deve lasciare ai squami. Allora. Componenti sono tutti qua. Il corpo ancora là sta. Uè, e tombe. E tombe. E tombe. Fuori dalla zona? Consentita. Com'è? Dalla zona consigliata. No, ma è limitato. Lavoro. Mettiamo uno in più. Vai. Non so perché lavoro limitati. Più o meno se qua mi attacca un raid, cosa dovrebbe succedere? Dovrebbero scegliere teoricamente il modo ottimale per entrare nella base. Quindi, siccome questa qua è l'unica via d'entrata libera, dovrebbe essere quella più ottimale per entrare. Solamente che è piena di trappole. Queste porte sono sempre aperte perché sono lenti ad aprirsi. C'è una velocità d'apertura della porta del 45%, anziché quella di legno che è del 120%, così non la sente. E quindi l'ho messa così. L'ho lasciata sempre aperta. Stessa cosa anche queste qua, ma vabbè, dopo le chiudo, non è un problema. Tanto basta che gli dico a un tizio, ehi, guarda, passa di qua. Vai. Abbiamo un puma dietro, un lupo davanti, niente più. Ma il nostro è un husky, allora, non è un lupo. Dov'è? Uè. Lupo? Lupa artica. Ah no, sì. È un lupo. Poi abbiamo il mega bradipo. Il mega bradipo bellone qua. Girati. Io aspetto che si gira. No. Girati. Io non mi giro. Allora. È arrivata una ricercatrice sociale. Combat. Dario, bisogni. Non posso ricordarla. Foreign installation. Inventario che tiene allora? MRG5. Buono. Dov'è? Addomestica procione adulto. E vabbè. Si è fissato con i procioni. Allora. Chi è qua il coltivatore? Agricoltura. Shield. Shield. Attaccato. Ma.
Racchetta, non cucina. Mannaggia te. Vabbè, va bene anche cucinare. Per ora poi teoricamente è all'inizio, alla fin fine come colonia, quindi non credo che faranno chissà che attacchi. Al massimo dove potrebbero bucare sarebbe qua, se portano quello, il granatiere. Avevo visto l'altra volta che c'è un'unità nemica che praticamente con le granate prende sì, fa... Non vede i muri lui, prende e spacca tutto. Allora. Seppellisce cadavere umano. L'hanno sistemata la traduzione, bene. Tempo fa c'era, anziché seppellisce cadavere umano, c'era scritto brucia cadavere umano. Perché? In quale logica? Adesso invece l'hanno sistemato e ho catturato un pesce. No, si è spaccata questa. Perché? Allora, iniziamo a fare quelle. Allora, si sono messi tutti a dormire. Però io vorrei iniziare a fare un paio di ricerche. Ma l'unico nostro ricercatore è quello più scarso. Buono. Buono, buono. Buono. È buono sto letto. Allora, metti qua. Questo com'era? Buono. Metti qua. Metti che arriva una carovana bella imponente. Ho sbagliato termine. Allora, dobbiamo togliere anche sto muretto che mi urta abbastanza. Allora, ordine. Prima devo vedere. Ok, abbiamo già fatto sta roba. Smantella. Poi gli toglieremo il pavimento. Smantella pure questo. E questo qua gli dobbiamo togliere il tetto perché qua c'è ancora. Zona. Sono quasi certo. Siamo certi? Non lo so, non lo vedo. Poi so, per sbaglio, con la mod che ho qua, Wildlife, posso vedere che qua dentro ci sono degli insetti. Ma non li vedo attualmente. Tristezza. È un po' una mezza cosa brutta da fare. Però non l'ho messa con quell'intento di vedere gli insetti, sinceramente. Io cacchio, lo vorrei tamare questo. Però c'ho la possibilità di essere attaccato, cavolo. Così dopo c'ho il lupo artico e il lupo normale. Shield? Gioca ai ferri di cavallo. Dove sono sti ferri di cavallo? Ah, era andato di là, ok, va bene. Che bello. Costruisce una trappola. Dai che abbiamo quasi finito tutte le trappole da costruire. Ne mancano solo tre. Vabbè, questa qua è praticamente finita. Erano 34 di lavoro e questa qua ne mancano 3, 2, 1. Bah, finito. Anche se non so perché io ho iniziato a minare qua anziché qua. Guarda qua quanto cavolo di ferro c'è. Eh sì, praticamente la vein miner quella sta molto. Però non è che scava uno e spacca tutto. Scava uno e scava uno. Ti dice solo che dopo ce n'è altro di ferro. Questo qua voglio prendere per l'energia, molto comodo. Il geyser. Però dobbiamo fare la ricerca. Allora, termico. Energia geotermica dobbiamo fare. Un po' rottura di scatola. Dov'è il procione? Si muove, grazie. Buttato. Ma teoricamente voi procioni dovete stare in casa. Lama, cacchio, assolutamente me lo dovete tamare. No, iniziamo già col fatto che si sta togliendo tutta l'erba.
Già la seconda volta che accade che mi si toglie tutta l'erba dalla mappa e diventa tutta marroncina come mappa, mi urta abbastanza. Infatti per questo io qua ho messo che mi deve coltivare l'erba. E no, l'erbaccia voglio coltivata qua. Allora, zona agricola. Mamma mia. Forse invece l'è caduto qua proprio. Allora, smantella, smantella. Altro. Abbiamo trovato un pesce. Uno lo manca. Va bene. Non ci facciamo domande. E ovviamente il puma che fa se la va a mangiare. Buono. A posto. Cioè, da una parte in realtà mi va anche bene che se le mangia lui, perché almeno non ci attacca i coloni. Puoi pulire qua, che cacchio. Era un bel grigio un tempo fa. Ok, pulisci anche qua. Grazie. Ok, non la vedevo questa qua. Allora, animali, quindi abbiamo un porcione adulto e ce lo facciamo diventare così. Manca una sola trappola. Il che è buono. Questo si è messo a pescare. Allora. Trasporta questo pure. Che sei là, fai doppio lavoro. Trasporta il letto. Ok. Quindi questo è per i guest, questo è per i... Okay. Tutti e due siete per i guest, voi due. Questo è quello medico, non si sa mai qualcuno c'ha bisogno di riposare là. E non ci ho fatto caso. Allora, salute. Mal di schiena. Cicatrice graffio, nessuna ferita. Ok. Jardino. Tetto lo smantellamento. Ah no, non c'è il tetto qua. Oh, apposta, allora si può smantellare anche questo. Qua non smantello assolutamente, ci stanno i ragni, stanno a posto dove stanno loro. Qua abbiamo una zona fertile. Un'altra zona, un'altra zona, un'altra zona. Un'altra, un'altra. Non è malvagio come zona. Ma che cacchio? Smantella questo. Mi interessa di più. Che è sto pesce? Pesce spada? Uno sturgeon. Cos'è in italiano uno sturgeon? Allora, sturgeon. Dita. Uno storione. Era una volta. Ma sarei grande. Mi sa che non si intende da quella. Ah, tu devi trasportare questo. Deteriorano e mi si fanno tutto. Domestica il porcione. Dove è andato il porcione? Uè. Ah no, lo devi tamaro, ok. Vabbè, sì, la domestica sì. Lupo dove sta? L'abbiamo tomato, vai. Nice. Mettami anche questo mega bradipo. Meglio no, va, anzi, ci ho ripensato un attimino. Allora, animali. Wildlife. Allora, boomerato. No, cervo.
Emu, grande mega scarabeo, no grazie, grande ratto. Scolapasta non lo voglio, lepre. Mega brati, popproccione, scoiattolo, stambecco. Puzzo, il tacchino. Tacchino, non sono andato a me. Abbiamo un tacchino. No. Tacchino non lo vogliamo. Cacciamo via un po' di questo. Ruzzo, questo che tocco il mal di schiena. Portiamoli per... Ah, solo quello là c'ha il mal di schiena. Costa. Ora avrà un po' più di un qualcosa di... Un po' più di mal di schiena. Mettiamola così. Dov'è? Partito. Il boomerat. Dai, boomerat, vieni con me. Quanto dura lui il boomerat? Quantità di carne, taglio di corpo, spazio mentale, peso. Durata media 8 anni, cavolo. È una stupidata. Allora, dobbiamo mettere dei pavimenti. Pavimenti. Mettiamo perché. Il perché non lo sappiamo. Allora, io però vorrei fare qua una zona di soli alberi. Ora zona. Dov'è la zona fertilizzata? Fertile più grande questa qua. No, questa qua è coso, è... È fango. Mi viene in mente. Allora, questo così. Pavimenti. Mettiamo tiled soil. E questo ci mettiamo il charco, il charco, vabbè, l'albero, il cecropia, via. Field sta macellando una creatura. Takeshi addomestica un procione. Si riposa, no, ci ha ripensato. Trasporta questi pesciolotti, va. Le trappole sono belle che settate. Buono che ci abbiamo già un paio di animali. Giardino. Devi fare un paio di clot. Wave 20 clot forever. Passano molti di cosa? Di DeLorean installation, mi preoccupa. Allora, costruisci una copia. Uno qua, uno qua, uno qua e uno qua. Questa sarà la nostra prigione più o meno. Allora, poi voglio che mi arriva un cavo. Qua così. E voglio metterci una lampada qua. Poi voglio che qua mi tolga il pavimento, rimuovo il pavimento. Grazie. Ok. Quindi questa assegnare ai prigionieri. Eccolo. Ok, adesso abbiamo abbastanza materiale per fare un po' di cotone. Questo sta crescendo però, 185% sta. Cresce, cresce. Anche perché un po' di cloth ci serve per fare qualche... Va qua, va qua.
Altre 90 fibre. Ok. Altro riso. Non mangiare riso. Mangia questo semplice, è meglio. Trasporta il riso. Trasporta il riso. Tanto quanto ne ha 70. Dovrebbe trasportarlo tutto. Infatti. Allora, qua io metterei uno spot per il... No, dovrei mettere più che altro una cesta, un qualcosa. Per metterci solamente il cotone. Cancella tutto, priorità critica e metterei... No, manufatto. Materie prime. Piante. No, 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 no. Luppolo, no. Tabacco, no. Fibra. Cos'è cotton fibra? È cotton fibra. Allora. Trasporta. L'unico problema è che deve fare mezzo mondo per... Allora. Riarmo automatico. Io questo qua però... Tirare giù. Qui c'è il fucile, vieni qua. È rimasto male. Allora, trasporta lo scoiattolo. Prova lo scoiattolo. Questo non stavo neanche mangiando, cavolo. Camera da letto orrenda. Allora, adesso mettiamo mobili. Poltrona. Però non abbiamo 200 di cose. Non abbiamo solo 120. Però la mettiamo solo là. No, il shield non lo vuole, mi sa, mi sembra. Tanto lui era eremita. Sì, infatti era eremita. Più la stanza è brutta per lui, più gli va meglio a lui. Vabbè, che sto via via dei porti che si aprono e chiudono. Vabbè, qua sì, è giusto che si apra e si chiude. Però vorrei che mi pulisca la cucina. La poltrona. Dov'è Takeshi? Ah, il boomerat. L'animale è impazzito. Uno stambecco. È impazzito. Allora. Animali. Abbiamo bisogno di un porcione che vada da Ardina. Ardina. Attacca lo stambecco. Ok. Trasporta lo stambecco. Allora, shield sta bene. Lavoro medico. Bene, shield il medico. Allora, shield, alzati. E curati. Ok, utilizza quello.
medicina grezza. Le erbe medicinali. No, 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 equipaggio. Devo pulire. Ecco, trasporto tutto. Allora, prendete il trasporto, quante ne sono? 72, cavolo. Ci metti molto meno tempo così, no? Ovviamente sta spaccando tutto per fare una poltrona. E sotto poltrona. Abbiamo una poltrona mediocre, a posto. Allora, questa camera la dovete lasciare aperta, grazie. Ok, adesso qua le robe cresceranno più in fretta. Una volta fatto il pallet soil. Anche questa legna me la dovreste trasportare effettivamente. Allora, altra ciabatta. Via. Sta contemplando sto procione qua. Ah, ma ci abbiamo un lama. Procione, 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 alpaca. I procioni devono essere addomesticati meglio. L'alpaca no, deve rimanere solamente per fare lana. Serve la sua lana. E così così farei qua un'altra zona agricola e farei l'erbetta per gli animali, il fieno. Pavimenti, tele soil. Così che non vanno mangiandosi il mio cibo. Si spera, poi non lo so. Magari poi facciamo una postazione apposta per loro. Trasportale prima. Ok. Perché comunque non si sa mai se servono sempre. E più sono intatte meglio, credo. Però adesso sono tutte quante un po' fatte. Hanno l'integrità di ridotta di 3 su 60, però vabbè. Allora, queste rocce non mi interessa che le trasportiate via. Queste sì, nel mezzo. Una tartaruga defunta. Ma la tartaruga. Però che noia, non ci attaccano, non ci fanno nulla. Tristezza. Speravo, non stacchino, to. È già cresciuto il mondo qua sopra. Mangia. Fa un così pavimento, dopo basta. Trasporta tutto. Ritrasporta tutto. Che lo devo dire io. E mettere un po' la musica del coso. Non c'è sempre la musica. Bello che mentre non vedo. Non vedo Remord, però lo vedo tramite OBS. Perché teoricamente ce l'ho in full screen. Ogni volta che ce l'ho in full screen prende si. Si toglie. Ogni volta che cambio finestra. Comunque buono perché abbiamo tutti quanti i bisogni molto alti. Allora, però ho bisogno che qua si inizia. È piccolino per una stanza. Allora, iniziamo a farlo però. Questa deve essere una zona senza tetto. E fino a qua posso scavare, quindi.
Aspetta un po' che ti trovo a me. Ha fatto un tile bus, non c'ho più voglia, se n'è andato. Vai. Aspetta, abbassa un attimino però la musica di Pretzel. Anzi no, togliamola proprio. Togli. E via. Abbiamo trovato un tessuto. Uno, cosa girassero? Allora. Beh, anche lui. Ne fa uno, basta. Non ne voglio più fare. Ne ha fatti due. Allora. Ordini anche qua. Mettiamo questo qua. Perché almeno siamo sicuri che non ci crolla nulla addosso. E là ci farò la stanza del ricercatore. Di cui ci avrò bisogno presto, perché sennò continuiamo a non fare nulla. Allora, no, qua faccio la sala disca, cambio e ricerca, sì. Quindi vario. Ora che ci penso. Eh no, però dopo mi entrano i cosi dentro. Ok. Potrei però mettere dentro una cosa recinta. No. La staccio, cavolo. Quelle sarebbero le conveyor belt che volevo utilizzare, solamente che adesso non mi viene in mente come potrei utilizzarla. Allora, 1, 2, 3, 4, vai. Non ancora. Allora, a posto. Qua voglio il plumiera e plumiera. Capsule di trasporto. Grill. Trasporto. Allora, qua io farei anche un'altra zona. Erbacce. Abbiamo trovato un'altra procione a posto. Animali, tu vai in base. E viene addestrato per te.
Allora, adesso Ardine però. Non voglio che costruisca, ma voglio che scavi. Estrae granito, non è che lo scava. Lo estrae. Un piccolo pesce. Non so perché non si metteva nel letto. Quanti procioni. L'animale è impazzito. Chi è? Non dirmi puma. Lo sto a me. No, non serve. Ma perché è proprio di là dovevi passare? Mannaggia. Ovviamente lui si fa il giro, dannato. Bravissimo, hai preso il muro. Allora, attacca. E attacca. Bravissimo. Allora, trasporta. E ora soccorri lei. Non mi lasciare la dannata cucina aperta. E si mangia il riso lui, ovvio, ovvio. Ma questo, no? Via. No, deve essere un impio. Deve essere qua che deve terminare. Poi mettiamo la posta qua. Allora, ordine. Verdina. Edificio. Ok. Oddio, quante robe da craftare ci stanno. Ok, si è fatta una porta. Vedi, non aver fatto la porta. Allora, zona.
Ignoro questo qua. Allora. Trasporta questo. Ovviamente. Per ora mettiamo che qua mi deposita il tessuto. Quindi zona, mettiamo deposito per ora. Poi sistema, è giusto per avere le cose un po' più vicine. Se no devo fare da qua fino a di qua ogni volta. Trasporta tutto quanto. Vai mangiando che mi sono dimenticato. Visitatori. Ti allora. Pompa. Non posso. Ah no, posso cercare di cosa. No, aspetta, prima fammi controllare come sono. Abilità, ricerca buona. Ok, grilletto facile, camminatore veloce, costruzione, artigianato. Sì, mi potrebbe interessare. Vieni qua. Ospiti, cerca di intrattenere questo. Abilità, artigianato. Tigro non mi piace. Questo è lento, ottimista. E vorrebbe avere un impianto bionico, ma è lento. Velocità di movimento, infatti ci sono. Ok. Cosa vende? Arco lungo, tessuto. Niente di cui mi potrebbe interessare. Engaging. Armed per 4. Un nome comprensibile, insomma. Sempre con la solita pistola passano per qua. Costruisci il tetto. Chi lo dice? Così, a caso. Passeggia. Dov'è l'altro tizio? Erano in tre, eccolo qua. Ah, sotto, eccolo qua. Sta facendo.
Vecchio. Se le prese perché gli abbiamo reclutato uno di loro. Vecchio. Quindi questa roba diventa nostra. Allora. Abilità. Oh, vai. Il ricercatore ci abbiamo adesso. Così così però. E loro compact, dobbiamo vedere fazioni. No, meno 9, cavolo. Dobbiamo fare più presto cosa. Che vuoi tu? No, non voglio notifiche. Allora, architetto. Forniture, forniture, forniture. Mobile produzione. No, no, no. Mobile, non è questo. Non lo trovo. Trovo. Mario. Allora, cosa da ricerca lo mettiamo qua, tanto per iniziare. Mi sa che lo devo ricercare prima. Questo si è messo a scavare. No, non lo reclutare, non no, lo reclutare, non lo reclutare. Ma soprattutto non me lo chiudete dentro. Non state chiudendo dentro, cavolo. Allora, questo deve scavarmelo via. Però adesso siamo in 4, buono, buono. Allora, costruisci questo qua. Voglio che il cavo da qua mi parta verso di qua. Però bisogna che qualcuno mi scavi qua. Già. No, vai scavando qua, altro che muro di granito te. Allora, lavoro, giardina, edifici, via. Questo 8. Questo c'ha 13, cavolo. Allora, paziente, riposo, all plus, mettiamo due. La caccia, mi servirebbe un arco. E lasciate. E queste qua gli mettiamo uno. Come comunque ne prende, si diverte a farlo. Allora, come restrizioni le stesse degli altri perché non sei un ottambulo. Un'ottambula. Cosa sei? Un'ottambula. Hai bisogno di un letto, quindi ti acchiappi questa. Allora. Jet officer. Vabbè, a me. Abbiamo reclutato altri animali? Allora. Questi forse non servono però per arrivare a dar luce, quindi li tolgo per ora. Allora, quindi Jet ho trovato già a posto. Devo vedere però perché così ho già preso bene. Bisogni. Assistere alla festa, aspettative molto basse. Lussuoso aumento giotto, estremamente allegro, charmed by colonist, stare male. Sono disturbato, camera da letto orrendo, affamato. Questo effettivamente non so da dove farlo entrare. Ti
riposo un attimo lui. Bene così. Arriva qua. Trasporto per fibra. Buono che comunque aiutano questi qua. Però quant'è che c'è a scavare? 7. Immaginavo che fosse più veloce però. Con 7. Abbiamo 181 di questo. Allora, costruisci una copia. Lo mettiamo qua. Allora, poi vediamo di fare un paio di queste qua. Costruisci una copia perché voglio prenderne uno decente da mettere nella camera dei nostri. Però comunque gli busta il riposo anche agli ospiti, quindi va bene. Bisogni. È stato charmato da un nostro colono 12 volte, quindi è... Mamma mia. Magari potrebbe decidere di volontà sua di entrare nella nostra colonia. E quindi il loro capo non dovrebbe essere... creato. Però io sono... storto come pochi, perché l'ho fatta di 8. E costruisci prima. Vabbè. No, procione arrosto. Quindi procione. Povero procione. Insegno una cosa. Questi me li porti dentro, è meglio. Sta anche piovendo, meno male. No, a posto. Ah, meno male. È aumentata la nostra reputazione con la fazione di visitatori. Piantra non è che volevo rubargli i coloni, però mi serviva comunque un colono aggiuntivo al fuoco. Allora, lavoro. Torniamo con l'edificio 1. Takeshi sta portando Fishing a un buon livello. Buono. Quindi possiamo prendere anche il Mega Paradipo. Dov'è il Mega Paradipo? Mega Paradipo? È per andare a fuoco? Così lo lascio fare. Arrivato al matrimonio. La metto in cucina. Se me la puliscono pure, però sarebbe ancora meglio. Allora, area di nozze. Vai.
queste cose me le trasportate via. Mi urtano vederle là. Che ti serve il lupo? Ho fatto due passi. Adesso ti serve, sì. Non mi cambiare. Bravo. Pensavo che mi andava sulle trappole, ma impazziva. Indosso il cappello da cowboy a posto. Allora. Allora, mettiamo a fare qualche ricerca, vai. Io opterei, siccome c'è qualcuno che voleva diventare... un android. No, non un android, però volevo qualche pezzo di ricambio, mettiamola così. Potrei fare la vasca, la posso fare da subito io, non lo sapevo. Ok. Allora, pavimenti, mettiamo il parquet. E facciamo un paio di tappeti. Vai, mettiamolo in. Animali. Wildlife. Lepre. Questo si caccia. Giusto un paio, eh. Arrivo subito, eh. Alzo un attimino, che comunque sono... da un'ora che sto... Arrivo.
Ok, ci risono. È andato. Allora. Quindi qua devono fare il tutto qua. Questo deve essere così. E voglio la porta qua. 2-2-2, sì, a posto. Perché comunque dopo qua ci andrà la cosa di ricerca più grande. Che dovrebbe occupare tutto questo posto. E qua ci dovrà andare a cosa potenziata. Però mi serve il plasteel per farlo, quella cosa potenziata. Allora, quindi Fornitor Plus, mettiamo un file cabinet qua. Che dovrebbe aumentare la velocità della ricerca del 0,5%. E nulla, però comunque qualcosa. Allora, cerchiamo di minmaxare il tutto. No, allora, mi serviva. Allora, getta. Sta andando bene. Poi mi metto a costruire anche queste qua, non è un problema. Anche se la stanza di ricerca la dovrei fare in metallo, toh. Cavolo, la stanza di ricerca dovrebbe essere un po' più tecnologica. Questo non li raccatta mai il fieno. Cavolo, quanto tempo ci mette a crescere? Ci mette 7 giorni, sti cavoli. Teoricamente con un ritmo di 160 ci dovrebbe mettere 3 giorni. 4-5 giorni però. Però mettendo che deve riposarsi di notte ci metterà 8 giorni, sì. Perché di notte mi sembra che le piante non crescono. Ok, fin là ci arrivo pure io. Non sono ancora così. Non mi tutisci. Però. Dov'è la Sandem? Bloodlight, titanio e uranio. Però questo qua va sotto un tetto. Speriamo che così basti. E non mi crolli il tetto sopra la lampada proprio. Mi serve l'acciaio. Questo si può anche disconnettere per ora. Tanto non si sta utilizzando. Scavami un po' di ferro, te. 63, 31, dai, questo qua è già buttato giù, praticamente. Dai. Date una martellata e basta. Vediamo una cosa. Allora, però energia. Voglio mettere l'interruttore. No, vabbè, non c'è bisogno che lo metta così distante. Sì, è spento durante il periodo di riposo delle piante, ok. No, si connette sempre là, non deve connettersi.
Vediamo se così crescono più in fretta. Abbiamo trovato un'anguilla. Bam. Partito. Poi metti. Crescita 200%. Crescita 200%. Non cambia una mazza. A posto. Allora, questo cancello. Mantella smantella. Ardina sta dormendo. Bisogni. Dormi, dormi. Fitta. Dormi, dormi e si sveglia. Vabbè. Riparo al selfish perché pescando purtroppo si deteriora. Non ho ancora capito il perché, però va così. Allora, che giochino è? Remord. È un indie che dovrebbe uscire in versione completa a mesi, momenti. Momenti no, vabbè. Però dovrebbe uscire la versione completa tra un po'. Tra un po' poco. Allora, che stavo pensando? Penso. Devo fare attenzione a quello che faccio. Allora, trasporta snail. Jet intaglia blocchi di granito. Invece no, porti questo qua. Comunque un gioco abbastanza gestionale, come piace a me. Ultimamente mi stanno piacendo questo genere di giochi. Frostpunk, Rimworld, no, Padovex è un GDR, quindi non c'entra una mazza. Banished lo dovrei, volevo riprendere un attimino. City Skyline, che ho trovato adesso anche la traduzione in italiano. Domina è praticamente un gioco di gestione dei gladiatori. Che rende un bull bundle tempo fa. Devo provare sto gioco, Force of Nature. Non so come sia, però teoricamente c'è anche un po' di housing. Oltre a una sorta di GDR. E per adesso in gestione gli installati che ho sono questi. Vabbè, Stardew Valley me l'ha regalato un americano. Starship Theory adesso è tornato il tizio del giornale. Taxel è praticamente coso. È praticamente Stardew Valley. Solamente con la grafica 3D. Di me. Questo gioco Stardew Valley mi gira meglio. Andiamo. Comunque come gioco è abbastanza moddabile Remord. Infatti un po' di mod ci sono, un po' si notano. Tipo questo qua che è fatto un po' male, il contorno un po' troppo spesso, tipo per esempio. Almeno io faccio queste cose. Ed è anche ritagliato male, perché è stato fatto con lo strumento traccia e non è stato fatto bene. Poi, vabbè, questo qua no, è vanille, infatti si nota da queste qua. Erano i pianti di cotone, mi sembra che queste sono vanilla come modello. Vedi anche la differenza tra questi due, sono differenti le sagome. Cioè le sagome, non le sagome, il contorno. E si nota da quello che è moddato. Alla fin fine il creatore del gioco ha fatto un buon lavoro per iniziare da solo. E poi ha anche messo l'acqua così dinamica. È una cagata, giusto? Però simpatica come cosa. Un visitatore, salve. Abilità. Lui dell'Orion, vai. Lui cerchiamo di reclutarcelo. Però prima facciamolo diventare
che mi piaceva la nostra colonia. Fermo il chat. Ospiti. Questa qua viene però da una colonia tecnologica, quindi è un po'... non è molto impressionabile dalla nostra colonia. Poi va qualche cacchio di sport che hanno fatto, ma già loro. Allora, shield. Caro shield. Anzi, agricoltore ti metto prima, perché comunque tanto... ora che... tieni da fa... perché devo parlare? Nuova recluta. Ma non io ho detto reclutata così a caso? Meno 35. È entrata lei, non è colpa mia. No, allora installation in meno 11, no. È bruttissimo come cosa. Scusate perché, allora. Loro installation è la fazione più potente per un solo motivo. Allora. Andiamo a sparare al... no, non questi due. Sono bruttini da attaccare. La repre. Io questa qua la considero OP perché per questo motivo qua. Fa malissimo sta pistoletta. Allora. Cos'è che è bravo questo qua? Arriva. Buono. Diplomatica. Arte, artigianato. La metteremo a fare ricerca. Comunque, arrivo. Vado a prendere da mangiare. Io però quasi quasi staccherei e mangio. Comunque abbiamo trovato due reclute. Abbiamo espanso un po' la nostra colonia. Abbiamo trovato un bel po' di animali. Abbiamo trovato tanti procioni, due alpaca, una tartaruga, un lupo. Di quelli normali, non quello artico. Quello artico è quello di partenza. Abbiamo finito di mettere qua le trappole, quindi siamo più sicuri adesso. Adesso abbiamo anche un'arma bella potente. Però la metterei a lui, perché è più bravo a sparare. E abbiamo fatto la farm di alberi. La farm di cotone, vabbè, già c'era. Abbiamo fatto la farm di fieno. La dobbiamo automatizzare, quello sì. Ma per automatizzare dobbiamo procedere avanti con le ricerche. E praticamente sarà una mod simile Industrial Foregoing, ovvero la vecchia Mine Factory. Io ovviamente faccio sempre paragoni a Minecraft, perché per alcuni potrebbe risultare più semplice, per altri no. Alla fin fine chi gioca Rimworld difficilmente viene da me. Anche perché non ho messo chissà che difficoltà al gioco. Ho messo rendere random difficile. In realtà sarebbe facile come difficoltà. Io solitamente gioco ad estrema. A quest'ora ero già morto, ma male pure. Allora, sì, 2 ore e 30. Solitamente il mio gameplay minimo è 4 ore a colonia. Solitamente muoio male in rendi estremo. Quindi, per questo live per ora è tutto, magari dopo torno con Minecraft, non lo so, dopo vedo. Devo parlare un po' con Bestia e vediamo cosa dice. E ci vediamo alla prossima.
Grazie per essere rimasti, passati, tutto quello che volete. A domani. A dopo, a domani, non lo so adesso. Poi vediamo. Ciao ciao!